attore non abituato alla serialità, devo dire che la seconda stagione fa succedere qualcosa che nella prima non c'è. La prima si cammina un po' tutti sulle uova, si sta cercando quello che si sta facendo. La seconda stagione invece succede come a teatro, quando rifai la cosa l'anno dopo. Insomma, c'è una tale familiarità con quello che hai da fare da parte di tutti, che crea un valore aggiunto imprescindibile. Lo dico come se non l'avessi fatta, ma questa seconda stagione secondo me ci è venuta meglio, molto meglio della prima. Sono d'accordissimo, in questa clip non si vede Flora De Pisis nel suo fulgore. Se qualcuno ha visto la prima stagione. Beh, se non l'hanno vista possono ancora farlo, sì, stanno ancora in tempo perché c'è. No, è il mio personaggio decisamente sopra le righe, è questa presentatrice del TV del dolore, cinica e Barbara cattivissima, e devo dire che è un personaggio che adoro. Come? Barbara come aggettivo. Barbara come aggettivo, non farei che ci fosse fare. No, non dico cosa stavo perché sono tre lenti. Sì, come lo so. Comunque vorrei sottolineare, ormai sono il volto di Amazon, è evidente, l'unica che è passata due volte. È sempre lui, insomma, come l'ha pittato Robecchi, io ripeto la sua definizione, un vincente involontario innamorato dei perdenti. Ma di diverso sicuramente, io non ho mai fatto un personaggio così estremo, cioè Flora De Pisis è una pazza. Io sto aspettando, siccome nei libri di Robecchi, che sono bellissimi tra l'altro, il quinto o il sesto la rapiscono, sto aspettando che Amazon giri il quinto o il sesto, perché Flora De Pisis, essendo così, è così estrema, così cattiva, così cinica, è l'esatto opposto di quello che sono io. Sì. E quindi è un gioco bellissimo. Facciamo che io sono un'altra da me, e questo è bellissimo per un'attrice.